Buonasera, oggi è sabato 11 luglio 2020. Bosnia, 25 anni dopo il mondo ricorda la strage di Srebrenica. Più di 8.000 uomini, i ragazzi musulmani, furono uccisi dalle truppe serbo-bosniache del generale Mladic senza che il caschi blu dell'ONU facessero nulla per evitarlo. Srebrenica, Bosnia Erzegovina. 25 anni fa a Srebrenica venivano massacrati circa 8.000 uomini, i ragazzi musulmani di Bosnia, in quello che è considerato il peggior genocidio in terra europea dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La commemorazione della tragedia, che provocò anche la deportazione di altre 20.000 persone, soprattutto anziani, donne e bambini, nella cittadina bosniaca che ha avuto un'influenza ridotta a causa delle misure legate alla pandemia di Covid-19. All'appuntamento annuale partecipano di solito decine di migliaia di persone. Quest'anno la cerimonia è culminata con l'inumazione delle spoglie di 9 vittime, solo recentemente identificate, al cimitero di Potokari. Nel cimitero sono già sepolti 6.610 musulmani bosniaci uccisi dalla forza serba nel 1995, ma sono ancora un migliaio i dispersi. Nelle fosse comuni secondarie continuano a essere rinvenuti i resti delle vittime ancora disperse. A distanza dei 25 anni è fondamentale assicurare piena giustizia, è quanto si legge in una nota della Farnesina. Commemorare Srebrenica è un imperativo morale per chi sostiene la pace e il rispetto dei diritti umani. Coltivare la memoria è essenziale per evitare il ripetersi di simili tragedie. Il rispetto collettivo e il riconoscimento sono la base su cui costruire un futuro migliore e i cardini della cooperazione regionale, nella loro domanda di pace e prosperità. I cittadini della Bosnia e Erzegovina possono contare sul forte sostegno e sulla salda amicizia dell'Italia, conclude la nota. Il premier britannico Boris Johnson ha ricordato l'anniversario di un messaggio video postato sul suo profilo Twitter. Oggi ricordiamo le vittime di quei terribili crimini e stiamo al fianco della loro famiglia nella battaglia per ottenere giustizia. Anche il primo ministro austriaco Sebastian Kurz ricorda le vittime e ribadisce il sostegno alla Bosnia nel suo percorso verso l'Unione Europea. Mentre era una zona protetta delle Nazioni Unite, Srebrenica fu conquistata pochi mesi prima della fine della guerra dei Balcani delle forze serbe bosniache di Radic Mladic. Nell'11 luglio del 1995 operarono il massacro e le deportazioni senza che i caschi blu delle Nazioni Unite olandesi presenti facessero nulla per evitarlo. Quanto accaduto in quella occasione, secondo l'Amnesty International, ci ricorda che nessuna società è immune dal più grave dei crimini e che a precedere la violenza sono anni di populismo pregno d'odio che sfrutta le divisioni della società. Immagine che penso sia rimasta nella mente di tutti i giornalisti, gli inviati che seguirono quella guerra ormai quasi un quarto di secolo fa, ed è un'immagine che ritrae Ratko Mladic appena entrato a Srebrenica con le sue truppe, che rassicura la popolazione civile e accarezza dei bambini con la mano sulle gote dei bambini. E poi delle altre immagini di pochi minuti prima o pochi minuti dopo che ce lo fanno vedere che brinda con i caschi blu olandesi che erano incaricati della sicurezza di Srebrenica. Ecco, nello stesso momento in cui avvenivano questi due episodi, gli uomini di Mladic già avevano cominciato a rastrellare tutti i maschi adulti
e a portarli verso i luoghi dell'esecuzione. Non c'era dubbio allora che i crimini di cui quest'uomo, questo generale con i suoi soldati si era reso responsabile fossero enormi. Sono passati più di 20 anni, 22 per l'esattezza, dal massacro di Srebrenica, però come sappiamo il genocidio è considerato il crimine dei crimini e non cade mai in prescrizione. Quindi la giustizia è stata lenta, ma i suoi tempi in questo caso sono i tempi della storia. Mladic era un uomo cresciuto e addestrato come comandante di un esercito che rappresentava una federazione di stati. Poi questa federazione si era disgregata e lui era rimasto con quella forza enorme come il generale di un piccolo staterello, la Serbia, che aveva convertito quella forza armata nazionale nello strumento di un disegno nazionalista sanguinario. Le sue colpe sono indiscusse e se dobbiamo pensare al tempo passato, qualcuno potrebbe dire troppo tardi aspettare 22 anni, la giustizia internazionale ha dei tempi che alla fine vanificano la sua azione, ma io non credo che sia così, perché se c'è qualcuno per cui questa sentenza è comunque fondamentale sono i sopravvissuti, sono i parenti delle vittime che le hanno piante per tutti questi anni e che finalmente troveranno la propria coscienza rasserenata da questa giustizia, sia pure tardiva. Questa è una data troppo importante da ricordare. Srebrenica è stata conquistata, come ha detto una notizia, e non soltanto conquistata, è stata distrutta completamente. Di pensare che più di 8.000 persone, uomini, ragazzi, sono morti, è una cosa terribile da immaginare. Le famiglie distrutte, no? Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo è il peggiore genocidio in Europa. E speriamo che questo tipo di cose non succedano mai in Europa o in qualsiasi parte del mondo. E la parte della casca blu dell'ONU che non hanno fatto niente è una cosa terribile, perché io posso domandare perché no? È importante i caschi blu nel mondo della Nazioni Unite. Non è per evitare una confrontazione, una situazione di guerra. Per questo caso, in questo caso mi ricorda le forze francesi in Ruanda, no? Dove i Tutsi hanno chiesto aiuto, hanno chiesto per sopravvivenza e la forza francese non ha fatto niente, nulla per aiutare questo massacro in Ruanda. E lo stesso in stesso modo io penso che Ruanda è 94, no? E Srebrenica 95. E le forze di altro paese non hanno fatto niente per salvaguardare le vite umane. Allora, io non ho capito perché si usano le forze della ONU se nell'ultimo momento non fa niente. È difficile da comprendere. Io lo so che è troppo importante le caschi blu, specialmente l'ultimo in Haiti, ma perché non hanno fatto nulla? In Srebrenica non hanno fatto nulla. In Ruanda, ricordando che in Ruanda non era la forza della Nazioni Unite e sì della Francia, e non ha fatto niente. Poi speriamo che il mondo può cambiare dopo della pandemia del Covid-19, che può essere un mondo migliore. Ho detto questo nell'ultimo video che ho fatto e spero profondamente che il mondo può cambiare, che il mondo può essere più umano, che il mondo può essere più solidario e che possiamo essere fratelli, no? E
dimenticare un po' nostre differenze, no? E io posso poi essere un'utopia, ma io spero che questo sia prossimamente una realtà. Grazie a tutti per guardare il mio nuovo video. Abbonate a questo canale che trovo importante per me. Dalle like a questo video, all'altro video che sta su questo canale. Condividi, per favore, con la famiglia, amici, con tutto il mondo. E ci vediamo presto con altra interessante notizia. Buona serata o buona giornata a tutti e ci vediamo presto. Arrivederci. Ciao.